Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono The Official Video Games e oggi siamo di nuovo qui su Farming Simulator 17. Dunque, avevo scaricato una mod, soltanto che purtroppo, ahimè, non è andata a buon fine per il semplice fatto che non sono riuscito a trovarla per la stessa versione del gioco. Quindi, beh, amen, non ci posso fare assolutamente niente. Dunque, oggi vediamo un po' ragazzi di continuare ad espandere i nostri campi. A parte il fatto che qua il campo numero doveva essere il campo numero 15 e anche quasi che cresciutello, nel frattempo che lui finisce di crescere possiamo prendere ancora il nostro bellissimo trattore, ci mettiamo sopra a cavallo in groppa, ci mettiamo qui sopra qui in groppa e continuiamo ad espandere il nostro campo. Eccolo qua, attenzione alle botticine di lags, maledizione mappe del cavolus. Allora, abbassa e damose. No, che cosa fai il tizio buon uomo, sì mio signore, mi ci devi arare questo capo. Y doveva essere, sì, era con la Y, ok, damose, via, perché ci abbiamo tanto da fare. Infatti dobbiamo buttare giù anche quelle due piante, quelle là, anzi, due, che qua ne so, due, tre o quattro, boh, non mi ricordo, insomma, dobbiamo tirare giù un po' di piante, perché sennò altrimenti mi ci danno leggermente tanto fastidio, sennò altrimenti non posso finire di allargare il campo. E poi dopo giustamente, anzi ovviamente, che cos'è che ho preso? Beh, ho preso un campo abbastanza di smisura, se proprio vogliamo. Vabbè, non fa niente ragazzi se facciamo pure un po' là. Dicevo, ho pigliato un campo a dismisura per il semplice fatto che fa così, quindi non mi piace. Però comunque sì ragazzi, che ci dovevo fare? L'ho scelto io, quindi io me lo sistemo, no? Quindi non è che posso chiamare ad un altro per farmelo sistemare. Allora, basta qua, damoce. Sono abbastanza ipercarichello stamattina, infatti, perché ho mangiato, sta il Ferrero Rocher. Yay, ho mangiato il Ferrero Rocher stamattina per colazione, infatti sono le 10:20 e quindi ho fatto colazione con il Ferrero Rocher. Caffè e Ferrero Rocher ragazzi, ci sta veramente che una freschezza, fedatevi, c'è una freschezza proprio immane. Alza qua, buon uomo tizio di sì mio signore, dai su forza, diamoci da fare perché lo voglio portare a termine almeno questo campo. Mi scuso ragazzi se mi giro ogni tanto verso l'altro schermo, ma sto tenendo sotto occhio la registrazione per il semplice fatto perché sennò altrimenti mi va in crash OBS. Ecco qua, perfetto, abbassa, damose, via, che poi dopo questo qua ragazzi lo dobbiamo pure finire di sistemare, quindi non è che lo posso lasciare così, no, non lo posso lasciare così, lo devo portare in pratica in piano, perché se non lo porto in piano, beh, significa che abbiamo perso soltanto una marea di tempo. Ma vabbè ragazzi, dai, su, questi qua sono dettagli. Per chi sta vedendo un attimino il terreno un po' diverso dal solito, ovvero dall'originale di Farming 17, ovviamente ho scaricato le texture del terreno e quindi ho modificato in pratica il terreno sia quando lo si ara che anche quando lo si coltiva e quando anche passate con la mietitrebbia a raccogliere il raccolto. Quindi ho cambiato in pratica le texture e diciamo che così mi piace anche abbastanza bene, diciamo che è quasi come una specie di terreno bagnato, che poi non è manco bagnato. Su Farming 19, beh, dico la mia ragazzi, potevano fare ancora una cosa un po' più realistica riguardo ai terreni, sia la lavorazione dei terreni che sia anche quando si magari si passa dentro ad un terreno che è magari come se fosse nella vita reale, ovvero magari lasciare qualche piccola pozza d'acqua che voi in pratica passavate con il trattore e quindi si bagnava anche il trattore. Ecco, questa qui era una cosa abbastanza super dotata rispetto a Farming, ma anche qua su Farming 17 potevano fare una cosa del genere. Aspettate perché questo qua è cresciuto. Facciamo così, mettiamo l'operaio, tanto i soldi ragazzi ce li abbiamo. Ecco, vedete un po' la texture com'è cambiata? Infatti è cambiata sia qui che anche qui, vedete? Ho cambiato in pratica le texture del terreno. Facciamo così, mettiamoci l'operaio a coltivare sto campo, a mietere sto campo, tanto è soltanto colza, non è che dite che chi lo sa che cosa. No, che dispiega, che cacchio stai combinando? Aspettate, dispiega questa qua e muoviti, e che cos'è, mannaggia.
dai, forza, che non c'ho tempo da perdere io quest'oggi. Su, vai operaio, divertiti, mi raccomando, fai le cose a dovere, anche se si piglia un botto di soldi, beh, non è quello il problema. Bah, scusate, non è quello il problema. Mi ci stanno chiamando per una chiamata video, una videochiamata. Ah, non so chi sia. Aspettate un po' da cosa. Ok, perfetto. Dunque, allora, mi ci è stata appena arrivata una notifica da una persona che vuol giocare a Fortnite. Ma detto questo, aspettate un po', va, finiamo di fare le nostre cose. Cavolo, se solo avessi risposto un attimino un po' più prima, forse magari eravate coinvolti anche voi in questa piccolissima chiamata in diretta, diciamo così, in diretta. Vabbè, ma comunque sia, non è un grossissimo problems. Dunque, allora, continuiamo ancora un altro po' qua, tanto di tempo ce n'è a bizzette. Non dico certo di no, però l'unica purtroppo fare avanti e dietro con sto cavolo di cuso. Aspettate, buono, fermati qua, buon uomo, tizio, sì, mio signore. Signore, e che cos'è? E dai, è su, no? Oh, tizio, non stai a dannare questo coso? Guarda che te licenzio, sa? Non fa lo spiritoso, perché sennò altrimenti Terence Hill qua, i schiaffi di Terence Hill, sapete come arrotolano? Non fatemi arrabbiare. Guarda questo qua. Oh, tizio, muoviti, che c'ho da fare io, eh? Non è che c'ho da perdere tutto quanto sto tempo. Dai, forza, che non c'ho tempo da perdere io. Dai, forza, continua così. E non te sta preoccupare di niente. Dai, su, forza. Allora, io mo non è che posso andare ancora un po' più avanti, ovvero un altro po' più verso sinistra, per il semplice fatto che ci stanno gli alberi del Menga davanti. E il campo, sì, infatti, ragazzi, fa un attimino così colacco lì, corumba. Ma attenzione, buon uomo. Attenzione, buon uomo, tizio. Sì, mio signore. Aspetti qua, che mo la sistemo io a brandellate sulle gengive. Ed eccoci qua. Perfetto. Buono lì. Alzalo. Perfetto. Alza il mattone qua, il marchingegno qua, non ti sta preoccupando di niente. Allora, diciamo che già ho incrementato quanto? Un altro... Sì, ragazzi, l'abbiamo incrementato veramente un altro po'. Dunque, allora, arrivato a questo punto, io direi quasi di fermarmi qui con quest'altro episodio della serie di Farming Simulator 17. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e se volete qualche altro video. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e date official videogames. È tutto, noi ci si becca in un prossimo video. Ciao!